Fridays for Future, o Venerdì per il futuro, è un movimento internazionale di protesta composto da alunni e studenti che decidono di non frequentare le lezioni scolastiche per partecipare a manifestazioni in cui chiedono e rivendicano azioni atte a prevenire il riscaldamento globale e il cambiamento climatico. Il movimento è iniziato il 20 agosto 2018 con una protesta di Greta Thunberg in Svezia. Lei ha deciso di non andare più a scuola e invece ha fatto una protesta sulla strada ogni giorno. Si afferma uno sciopero scolastico per il clima. L'organizzatrice, Greta, ha detto che il clima è la massima priorità e per questo si deve agire adesso. Il movimento è diventato globale. Il 15 marzo 2019, gli scioperi scolastici, sollecitando gli adulti ad assumersi la responsabilità e fermare il cambiamento climatico, hanno avuto inizio in oltre 2.000 città in tutto il mondo. Il numero stimato di 1,4 milioni ha partecipato agli eventi. Il 24 maggio 2019, centinaia di migliaia di studenti delle scuole di tutto il mondo hanno colpito più di 1.600 città in almeno 125 paesi. Greta Thunberg ha detto che lo sciopero ha avuto luogo il secondo giorno dell'elezione del Parlamento europeo per poterlo influenzare. I sondaggi condotti all'epoca mostrano che il cambiamento climatico era una questione importante per gli elettori nelle elezioni. A questo punto è importante spiegare il perché di questo movimento. L'obiettivo degli scioperi climatici è quello di richiamare l'attenzione sulle carenze della politica climatica e di introdurre misure per la protezione del clima. In particolare, deve essere garantito il rispetto della Convenzione di Parigi. L'Accordo di Parigi è un accordo tra gli Stati membri delle Convenzioni Quadro nelle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. L'accordo mira a rafforzare la risposta globale alla minaccia del cambiamento climatico nel contesto dello sviluppo sostenibile e degli sforzi per sradicare la povertà. Uno dei sotto-obiettivi più importanti delle proteste è per porre fine al degrado dei combustibili fossili come parte di una svolta energetica, abolire i sussidi per la produzione di energia fossile, aumentare gli investimenti nelle energie rinnovabili, sviluppare il trasporto pubblico locale come parte di una svolta nel settore dei trasporti e anche l'età di voto deve essere abbassata a 16 anni per aumentare l'opportunità di partecipazione dei giovani. Nella politica c'è disaccordo. Principalmente i politici trovano che l'idea è giustificata. In generale è importante che la società si posizioni sulle questioni di attualità. Ma gli abbandoni scolastici sono un problema per tutti. I dibattiti si concentrano pertanto sull'opportunità o meno di sanzionare gli alunni. Comunque, il movimento scolastico ha il supporto della comunità scientifica. In questo momento gli alunni continuano protestando e i politici non hanno agito. Tra le azioni previste per il futuro, viene evidenziata la richiesta di uno sciopero globale per il 27 settembre 2019.